Allora un saluto a tutti da Acquamorta, siamo qui con una nuova candidata sindaco al comune di Monte di Procida come appunto Carmela Pugliese, una nuova lista che si chiama Rinasci Monte. Spieghiamo un po' chi è Carmela Pugliese, quali esperienze ha avuto già in qualche amministrazione e che mestiere fai. Presentiamoci alla nostra città. Sì, intanto grazie per l'intervista e grazie a montediprocida.com. Io svolgo un'attività nel campo della ricerca da oltre 33 anni e soprattutto abbiamo costituito da parecchi mesi un'associazione che si chiama politico-culturale, che si chiama Rinasci Monte, che darà poi il nome alla lista che ci farà presentare poi alle elezioni politiche del 31 maggio. La mia attività è un'attività, diciamo, di svolta sempre a servizio delle scienze umane e sociali nel campo dei servizi. E arrivati a un momento della mia vita, diciamo, tutte le persone di questo paese che mi conoscono mi stanno spingendo da diverso tempo a fare qualche cosa di buono ed innovativo per questo paese. Abbiamo chiamato Rinasci Monte questa associazione politico-culturale perché abbiamo pensato a un rinascimento di idee, di arti, di mestieri, e penso che siamo arrivati a un punto in cui questo paese ha bisogno di rinascere. Quindi ecco anche spiegato anche il nome di questa lista. Stiamo lavorando da diverso tempo per portare una serie di proposte che costituiscono progetti che soprattutto sono stati un po' abbandonati e che facevano capo a un periodo in cui poi furono proposti al periodo del dottore Pippo Coppola. La nostra volontà, quella di mettersi in gioco, è una volontà che, ripeto, viene da ampie fasce di cittadini che quotidianamente, quando giro per il paese, ci sta spingendo a farlo. Pensiamo che sicuramente una novità potrebbe essere anche il fatto di una donna che al termine della propria carriera professionale, nel mondo della scienza, nel mondo del lavoro, anche con esperienze nell'ambito della pubblica amministrazione. Non ci dimentichiamo che 4 anni di amministrazione nel comune di Ercolano hanno segnato delle novità importanti. Sei stata nell'amministrazione di Ercolano, questo ricordavo appunto che l'ho chiesto prima. Sì, sono stata assessore a una città pulita e ordinata, si chiamava così la delega, però comprendeva una serie di deleghe molto complicate, l'ambiente, la raccolta differenziata, la sicurezza, i trasporti. E i trasporti, penso che siano il problema principale, anzi, per essere più precisi, la mobilità delle merci e dei passeggeri a Monte di Procida è diventato un problema serissimo. Una domanda sulla lista, so che ci state lavorando, c'è già qualche nome conosciuto nella vostra lista? Diciamo che la lista sta a buon punto. La nostra sede sarà Corso Umberto 17, quindi dovremmo inaugurare questa sede, e chi ci sta vedendo in questi giorni, la sede è frequentata da tanti giovani, da tante persone della società civile e professionale di Monte di Procida. Però volevo aggiungere una cosa importante che sarà poi un tema importante anche di questa competizione. Monte di Procida è una penisola, ma di fatto è diventato un'isola, e a poco non è più inserita invece in un sistema dei Campi Flegrei che deve essere un sistema trainante di sviluppo del turismo. Per
sviluppare sicuramente questo servizio c'è bisogno di tante cose, c'è bisogno del coordinamento di tante cose, e noi siamo persone che si vogliono mettere a servizio della comunità. Quindi Carmela Pugliese con Rinasci Monte, ne vedremo delle belle, perché questa è la terza lista, forse c'è una quarta. Quest'anno sarà una grande battaglia qui a Monte di Procida. Sì, le battaglie sono sempre, quando sono fatte in modo corrette, sono sempre diciamo stimolanti, e soprattutto chi fa strategie normalmente nella propria professione e lo insegna, diciamo, fare una battaglia non significa vincere la guerra. Però io vorrei sottolineare una cosa importante: per me la sana competizione, la corretta competizione, la gentilezza e diciamo anche il rispetto dell'avversario verrà prima di tutti. Noi stiamo andando avanti, abbiamo costruito un bel programma di proposte che raccoglie sicuramente l'eredità, e abbiamo anche colto la sfida che diciamo un nostro dottore che ha rilasciato l'intervista presso montediprocida.com, il dottore Tullio, ci ha invitati anche a raccogliere questa eredità, e noi siamo contenti, siamo fieri di poter raccogliere questa eredità. Allora Carmela, ti ringraziamo per l'intervista, in bocca al lupo come lo facciamo a tutti, anche a te. No, grazie a voi, e soprattutto poi vi daremo altre diciamo informazioni sui network per quanto riguarda diciamo le date e i candidati, il programma, e faremo degli incontri molto serrati con tutti, quindi daremo voce a tutti e ascolteremo tutti. Grazie, diciamo a voi. Che era un assaggio questo, diciamo. Certamente, certamente, grazie.